Posso dire una cosa? Ma che palle! Cioè, questi non si mettono d'accordo su niente. Fanno una quantità industriale di emendamenti per lo più inammissibili. Costringono una persona che domani deve essere a Omnibus alle 8 a legiferare a delle ore da Claudio Borghi, cioè in cui solo i vampiri e i colleghi della Camera Bassa possono sopravvivere. Adesso sono curioso di vedere domani il risultato, quanto è ampia la loro maggioranza, perché tutta questa sofferenza per approvare un decreto sul quale tutto sommato si era un po' tutti d'accordo, perché l'intenzione ovviamente è buona e condivisibile, quella di venire incontro alle persone che sono state costrette a chiudere la loro attività. Poi i modi sono discutibili, ma per quello c'è la politica. Ma insomma, che in un contesto simile ci debba essere tutto questo pathos fa capire chiaramente che c'è qualcosa che non va. Tra l'altro questa è una settimana piuttosto intensa, perché vi sarete resi conto che pathos o non pathos, perché abbiamo dovuto passare mezzanotte oggi? Abbiamo dovuto passare mezzanotte oggi perché questo decreto qui era, dunque, se non sbaglio, del 28 ottobre, quindi praticamente lo dobbiamo passare alla Camera, che lo approverà, se ce la fa, non credo ce la faccia prima di Natale, subito dopo Natale, così come loro fanno con noi per la legge di bilancio. Ma nel frattempo c'è il decreto immigrazione, il decreto immigrazione scade sabato. E basta, è in seconda lettura da noi, quindi da qui la fretta di sbrigarsi, essendo arrivati molto in ritardo con tutto, no? Molto in ritardo con le prime letture dei decreti, che quindi lasciano poco spazio, molto in ritardo con la legge di bilancio, quasi più di un mese, e quindi anche lì ovviamente c'è un problema, in ritardo su tutto, incapaci di venirne a una. E questo ormai lo si è capito. E si è capito fondamentalmente che chi è nemico della politica è nemico del paese, ma non soggettivamente, oggettivamente, non può fare il bene del paese chi si preclude il percorso della mediazione e del confronto. Quindi a me dispiace per i tanti che ci hanno creduto, ma onestamente saranno medicina a se stessi in qualche modo. Domani quindi saremo in commissione giustizia e ne approfitterò per spiegare agli amici No Border, che una volta erano No Global, come hanno fatto a diventare No Border essendo una volta No Global, e gli dirò anche due parole da parte
del nostro amico Michea, tanto saremo tutti lì e sarà bellissimo. Vabbè. Vi lascio. Tenete duro.